finché il pensiero è l'attività intellettuale che si limita a riflettere passivamente il mondo sensibile, ossia la parvenza del creato, del passato, di ciò che non ha più realtà in sé, esso si presenta nella sua forma depotenziata e, come tale, diviene il tessuto di una cultura, di una scienza e di una concezione del mondo irreali. Da un punto di vista assoluto, il pensiero, pur essendo nato come attività stimolata dal mondo sensibile, non si sarebbe dovuto limitare a ripetere astrattamente il sensibile. Ciò doveva essere una condizione transitoria. Eppure, da tale transitorietà è nata una cultura che vorrebbe essere definita col rendere perenni, si guardino gli sforzi per il cosiddetto progresso, le conseguenze di un precario rapporto tra ciò che è perituro nell'uomo e ciò che a tale peritura natura appare del mondo. Simbolo di un simile precario rapporto è la macchina, immagine di un processo conoscitivo disanimato e, nella scala dei valori organici, inferiore al minerale. Strumentalmente utile, senza dubbio, anzi necessaria, ma simbolo di una paralisi dello spirito, in quanto non conosciuta come espressione di un limite che impedirà sempre che per mezzo di essa o con il pensiero meccanico si giunga a ciò che l'astrazione fa intravedere come coronamento di un'evoluzione lungo tale linea. Il pensiero, si diceva, non doveva limitarsi alla mediazione del sensibile. Tale mediazione è stata soltanto il primo momento di un atto, ancora in parte prodotto nella sua sostanza positiva dalle antiche forze della spontaneità. Atto che non si è compiuto, che si sarebbe dovuto compiere in quanto il pensiero potesse passare dalla mediazione del sensibile alla mediazione di sé, autopercependosi indipendentemente da ciò che ha sollecitato la sua autopercezione. Questa è un'operazione che, pur dovendo essere espressa in termini pressoché filosofici, non ha nulla a che vedere con il filosofare. Non dandosi tale compimento, le antiche forze della natura, prive ormai anche dell'ultima spinta spirituale che poté esprimersi nella iniziale formulazione logica del pensiero moderno, tendono a riaffermarsi nell'uomo vestendosi della nuova forma di coscienza che le conferisce perfino uno stato di diritto estetico, scientifico. Sono però nella sostanza le forze della brama e dell'angoscia, della volontà cieca di affermazione e della paura, che sempre più rapidamente ora vanno invasando gli uomini e urgono sotto l'anodina veste del pensiero astratto, formalmente ricco di antitesi e contrasti teorici, ma qualitativamente uniforme, libero soltanto come discorsività o come riflesso della parvenza del mondo. Nel pensiero astratto, l'uomo effettivamente è libero dall'antica ispirazione con cui lo spirito lo guidava, perché l'astrattezza non lo costringe, ma simultaneamente manca della forza per attuare l'elemento della libertà. Egli può anche formulare un autonomo giudizio sulle cose e in pari tempo mancare della forza per agire di conseguenza. Dunque, pensiero libero, ma privo di vita. E tale che la sua riflessità è di continuo usata dalla natura, da quel dato temperamento, da quel dato gruppo di inclinazioni riunite sotto il segno di un io discorsivo.
Pensiero che manca a se stesso, ossia alla sua legge interiore, e che solo in vista dell'affiorare di tale legge interiore doveva sorgere al mondo sensibile, stimolato dalla percezione sensoria. Compito del pensiero non era arrestarsi alla mediazione percettiva, quindi del mondo esteriore, ma questa doveva essergli punto di partenza, cioè lo stimolo per giungere alla mediazione di sé, a quella che sola può riportare il pensare all'io e l'io allo spirito. Il pensiero avrebbe dovuto attuarsi come forza in sé, svincolandosi dal contenuto sensibile, alla cui percezione soltanto, tuttavia, doveva il suo essersi espresso in forma riflessa, sperimentandosi di qua dalla riflessità che gli è stata pur necessaria. Il pensiero non soltanto compie qualcosa che è inerente alla sua natura spirituale ed è in accordo con la moderna scienza della logica, svolta fino alla sua ultima istanza, ma al tempo stesso trascende l'antico canone della meditazione. Esso si realizza come vitalità cosmica che, mediante il libero atto individuale, può restituire il contenuto interiore alle forme sensibili. Queste, in quanto parvenza, non hanno realtà in sé, e in tal senso valgono dapprima come stimoli all'attivazione ordinaria del pensiero. Attivazione limitata normalmente all'impronta astratta delle cose, che può essere con la volontà cosciente portata oltre il limite astratto, fino a che si rianimi di interna vitalità. Ed è questa che può restituire alle forme sensibili la realtà interiore che è loro propria e che veniva prima perduta nella astrazione. Perciò si accenna ad un superamento dell'antico canone della meditazione, cui era estranea la possibilità insita nell'esperienza del pensiero astratto. L'iniziato tradizionale era ispirato da pensieri viventi che, evocati nella meditazione, si presentavano a lui da una sfera sopra individuale, e in un certo modo lo obbligavano ad una retta visione, ad una retta azione. L'iniziato della nuova epoca non può che partire dal pensiero morto, che in quanto tale è individuale e non obbliga. La sua meditazione deve essere un'opera di resurrezione che non poteva venir contemplata nella tradizione, in quanto non era proprio necessaria. Questa risurrezione perciò è simultaneamente individuale e superindividuale. Infatti, è la possibilità del pensiero di ricongiungersi con la sorgente della sua forza attraverso la automediazione accennata e di ridestare come nuova vita dalle impressioni sensibili l'elemento spirituale attivo in esse e anche inavvertito nella riflessione astratta. È evidente da ciò come la meditazione del cercatore spirituale di questo tempo debba prendere le mosse da un punto opposto a quello dell'iniziato antico. Quest'ultimo poteva agire direttamente attraverso la propria costituzione fisico-psichica, facendo leva sul respiro, sulla disciplina del corpo, sulle posture rituali, assumendo come base del sadhana il corpo. Tutto questo era regolare allora. Oggi, ricorrere ad una simile disciplina significa legare ancora di più la volontà alle condizioni fisiologiche, moltiplicare le difficoltà interiore proprie al tipo umano contemporaneo e rischiare la perdita dell'equilibrio
psichico. Per il discepolo di questo tempo è fondamentale giungere a staccare l'attività meditativa dal sistema del respiro, così che questo possa essere lasciato a sé nel suo riposo naturale mentre si compie il sadhana. Normalmente il respiro è portato ad intervenire nel processo meditativo, ma ciò impedisce che quanto si compie spiritualmente nella meditazione possa poi sottilmente, diremmo anche inavvertitamente, modificare la qualità del respiro stesso. È un punto di partenza proprio opposto a quello tradizionale. Qualcosa che è più difficile accettare e praticare. Non l'esteriore, ma l'interiore. Non la natura, ma ciò che in un certo senso si contrappone alla natura. Non la disciplina psicocorporea, ma la disciplina di ciò che all'interno si rivela indipendente da ogni influsso psicocorporeo, l'atto del pensiero. L'astrattezza del pensiero è inevitabile come punto di partenza, ma anche come limite che potrà essere superato, non certo mediante metodi tradizionali che appunto tale astrattezza abbiamo visto non conoscevano, ma mediante un'esperienza cosciente di esso. Perché appunto tale esperienza implica l'intervento di una più alta forza, alla quale soltanto è dato trasmutare l'essere. Va sempre più chiarito che nel pensiero razionale è già possibile la forma astratta o negativa della libertà. Qui ancora l'anima soggiace alle condizioni della natura, ma la libertà può tradursi in una forza attiva se questa viene sollecitata dall'elemento di libertà insito nel pensiero astratto. Tale forza è volontà pura, fluente dallo spirito nella concentrazione che operi secondo il canone del pensiero libero dai sensi. La volontà può sollevare il pensiero dal livello della sua disanimazione e restituirgli la vita. E questa è altresì la via del rinascere morale dell'uomo. Il metodo implica un meditare che sciolga sempre più il principio interiore dalle condizioni corporee e psichiche, lasciando intatta la natura, anche quando sembra che i risultati della meditazione debbano investirla. La natura va liberata dall'elemento cosciente e l'elemento cosciente dalla natura. Così soltanto la natura cessa di essere un ostacolo e può, nella sua profondità, ricongiungersi spontaneamente con la sua base metafisica, ricostituendosi grazie alla meditazione attiva come opposta polarità. D'altro canto, per questa risurrezione, risurrezione solitaria e sconosciuta via anche, che pertanto è la condizione per l'uscita dalla confusione attuale dei valori e per la soluzione del problema dell'essere e del conoscere. Quindi per questa risurrezione, anche da parte di chi ne intraveda la possibilità o creda di seguire la via dei Rosa Croce, non si ha ancora la forza del sentire adeguata. Perché la natura umana è abituata a rispondere misticamente a ciò che la sollecita nel mondo antico, ossia secondo atavica e subconscia abitudine. L'entusiasmo e lo slancio dell'anima normalmente si hanno per ciò a cui essi possono reagire istintivamente, ossia secondo la natura che già si ha. Questo è il limite, ma anche il limite che non si conosce, in quanto
si è ad essa identificati in forme diverse, perfino in quelle che postulano lo spirituale. E si è visto che solo la nascita di una vita interiore indipendente dalla natura dà modo di contemplare, di rettificare l'errore, il male. Ma occorre vedere chiaro nel rapporto tra spirito e natura. Con il pensiero libero dei sensi si giunge a far sorgere e a far rivivere in sé la vita dell'anima, normalmente immedesimata nella veste corporeo vitale. In sostanza, l'anima può ridestarsi alla sua essenza se si opera su talune facoltà che si manifestano nel mondo dei sensi. E usate spiritualmente, queste assumono chiaramente tutt'altro valore. La forza della egoità che sorge e si alimenta nel mondo sensibile, quindi deve essere smorzata perché possa essere ridestata, libera dal corpo, quando sperimenta lo spirituale. Si può vedere nel mondo fisico il luogo nel quale è dato superare l'egoismo che in esso è nato. Non v'è altra sede per un simile superamento. Ciò che è forza nel mondo spirituale diviene egoismo centripeto nel mondo fisico. Ma è questo stesso egoismo che, spostato dalla dimensione in cui è sorto, svincolato dal sistema fisico-psichico, può divenire potenza dell'individualità. Ove il sadhana sia già inoltrato, il portarsi dell'egoità alla più intensa affermazione nel mondo esteriore, sia pure in forme apparentemente non volgari, è inevitabile. Come conseguenza di un rafforzamento interno, si ha un risorgere delle forme più aggressive dell'ego. L'istintività si rivela in tutta la sua forza, ma occorre vedere in ciò un risultato dell'autoconoscenza, cioè si mostra qualcosa che era latente. Il ricercatore spirituale può capire a questo punto il senso dell'annullamento dell'io, cui alludono mistiche e dottrine tradizionali. Ma il compito in questo tempo è ben diverso. Non si tratta più di annullare l'io, ma di potenziare sempre più quel centro di sé che non può che formarsi nel mondo sensibile e perciò immediatamente manifestarsi come un io inferiore. Ma è questo stesso che, non rinunciando alla sua forza, deve semplicemente spostarla verso un'altra direzione, ravvisando la strumentalità, ossia la non finalità del mondo sensibile e la inutilità di volere qualcosa in tale mondo con la propria attenzione. L'esperienza dei sensi risulta in sé già una privazione che non può essere superata con l'attenzione del vincolo dell'io dal quale scaturisce. In sostanza, si è privati di una realtà sensibile che si alimenta contrapponendola a sé mediante falsa visione e ricongiungendovisi mediante desiderio. Ma in tal modo essa non è mai effettivamente sperimentata, perché non è sperimentata dall'io, ma da una alienazione dell'io, da cui sorgono soltanto parvenze, a loro volta necessarie all'alienazione dell'io. Perché l'esperienza dei sensi può essere qualcosa soltanto per lo spirito, capace di averla senza corrompersi o deformarsi in essa, quando vi ritrovi e risusciti originarie sue forze. Ma non sarà mai possibile all'anima, formatasi secondo un godere o soffrire, per la cieca adesione ad essa. Adesione
che giunge a manovrare il pensiero, a tradursi perfino in termini di cultura, di morale. Dunque il compito è trasporre l'attenzione dell'io, non farle afferrare il mondo delle parvenze, cambiarle l'oggetto. L'attenzione nasce come un fenomeno inferiore dell'io, ma può trasformarsi in una forza magica se il suo oggetto diviene spirituale, se si sviluppi su un piano puramente sovrasensibile. Qui cessa di essere tensione e risorge come una capacità di reggersi su un fondamento che non è più quello psichico-corporeo. È evidente che tale trasposizione è attuabile, in quanto l'io non contrapponga più a sé l'esperienza sensoria, in quanto ritrovi in essa già attiva la propria interiorità che sola la rende possibile. Ma questo ritrovare nel sensibile l'elemento spirituale porta l'esperienza del mondo oltre la mera fase sensorio-intellettuale. Il mondo esteriore, per virtù di un altro tipo di visione, cessa di esistere come parvenza. La parvenza era vera in quanto traccia di questo elemento spirituale, assunta come esteriorità in sé valida. Ritrovato l'elemento spirituale, viene meno tutto il dramma dell'ego, della cultura, della civiltà, della società, che si alimenta dal fatto che questo gioco di parvenze suscita una lotta per la vita, una ossessione dell'esistenza, che sono in definitiva una lotta per la morte e, per confermare, la privazione della vita. L'esperienza sensibile non sta dinanzi all'uomo perché egli se ne lasci invadere attraverso gli organi di percezione, fino a che tutta la vita ne sia impregnata e manovrata. Questa non è in sostanza l'esperienza sensibile, ma la risposta oscura del corpo del desiderio, la mescolanza della brama con il contenuto delle percezioni, perciò mai avuto nella sua concretezza. Quindi dicevamo, sino a che tutta la vita ne sia impregnata e manovrata, ma soltanto perché l'uomo risponda ad essa, non con il pensiero modellato dai sensi, ma con il pensiero libero dai sensi, così da giungere ad un nuovo contenuto del mondo, quello per cui può arrestarsi il processo di morte del mondo e dell'uomo. Dunque un altro contenuto, non più quello risultante dall'incontro di una natura astratta con un pensare riflesso, ma quello che sorge dalla riunione di due forze che nel mondo spirituale sono una e che sulla terra sono divenute dualità ed anche opposizione a causa della caduta dell'intelletto nella paralisi discorsiva e senziente. Le due forze ritornano una, dove? Nell'interiorità dell'uomo, in quanto egli susciti il loro incontro, recando il puro vuoto, incontro alle impressioni del mondo. E il puro vuoto è conseguibile solo dopo l'esperienza del pensiero libero dei sensi. Sono due momenti mediati dal puro meditare. Questo fa risorgere i contenuti percettivi del mondo ad un livello in cui non sono più elementi fittizi che della loro fittizietà impregnano l'anima e ne condizionano l'oscillazione continua tra il piacere e il dolore, la brama, la nausea, l'esaltazione e la depressione, ma si animano reintegrati di che cosa? Del loro principio interiore, costituendo
costituendo il tessuto di ciò che veramente va conosciuto come realtà. E questa conoscenza è liberatrice. L'iniziato dei nuovi tempi insegna così: il male penetra nella vita, la colpa esiste nel mondo, perché l'uomo immerge la sua natura superiore, non destinata alla terra, nel corporeo e sviluppa in questo, che di per sé non può essere malvagio, facoltà che appartengono non ad esso, ma allo spirituale. Gli uomini possono essere malvagi, ossia aberranti, deboli, esaltati, istintivi, quello che volete, proprio in quanto possono divenire puri esseri di luce. E perché, essendo potenzialmente tali, debbono sviluppare qualità che divengono male se adoperate nella vita sensibile dell'essere naturale, dal portatore del temperamento. Le qualità che nel mondo spirituale sono forza e purezza dell'uomo, inserendosi nell'organizzazione fisica, diventano fangosa sensualità, perfidia, invidia, ottuso orgoglio. Ma le qualità che possono indurlo in errore o renderlo malvagio, l'uomo deve poterle riconoscere per svincolarle, per eliminarle dal loro manifestarsi il principio spirituale che in esse si è alienato. L'io immortale dell'uomo si riafferma nella misura in cui l'io ordinario si rafforzi interiorizzandosi, ossia separandosi dalla propria natura, pur rimanendo accanto ad essa nell'esperienza esteriore, riconoscendo in essa il passato senza vita, la memoria disseccata di un mondo in cui un tempo si esprimeva spontaneamente la sua interiorità. Continuando ad identificarsi con essa, l'uomo rimane legato alla terra, ad un mondo di parvenze, ad ombre di remote rivelazioni o ad una scienza che è l'analisi del cadavere dell'antica natura. In tal senso, tradizionalismo, materialismo, cultura e arte moderna si equivalgono. Essi hanno radice in un'attività psichica dominata da oscuri influssi corporei, di cui non si ha coscienza, proprio per il fatto che possono affermarsi usando la psiche, usando l'io. Psiche ed io che credono così di esprimere se stessi. Da qui è ravvisabile la necessità di un metodo che dia modo all'uomo di riconoscersi nel suo principio, di essere attivo laddove la sua distinzione dall'essere della natura, dalla necessità, dall'elemento samsarico, pracritico, sia ancora possibile. Tale è la via del pensare libero dai sensi, che dà all'io la possibilità di porsi al centro della vita dell'anima, in una relazione creativa con la natura, dalla quale prima era inconsapevolmente assorbito, anche quando sentiva di poter affermare fortemente se stesso. È possibile un punto di vista insospettato, dal quale può essere veduto che cos'è in definitiva l'autoaffermazione titanico-isterica dell'uomo contemporaneo. L'arte moderna è la proiezione immaginativa di questa falsa autoaffermazione, così come il tradizionalismo esoterizzante nella proiezione metafisica. È il morto passato attivo attraverso la natura che si è. La tradizione, veduta come un mondo in sé con le sue proprie leggi che escludono qualsiasi atto spirituale che non sia previsto da esse, è analoga alla natura che i naturalisti guardano come uno spettacolo che stia loro dinanzi, necessario nella sua obiettività,
senza avvedersi che tale spettacolo esiste non in quanto si è spettatori, ma in quanto si è attivi in esso. Senza l'intervento coesivo delle rappresentazioni, dei concetti, quello spettacolo si presenterebbe come un caos di percezioni prive di senso. Così, credere che esista una tradizione che stia dinanzi all'uomo come una cosa per cui si possa essere fuori o secondo la sua regolarità, significa ingenuamente scambiare un oggetto o un pretesto dell'attività spirituale con lo spirito stesso. Nella capacità di meditare taluni antichi simboli può bensì esprimersi un'attività dello spirito, ma in definitiva chi veramente volesse trovare la tradizione non dovrebbe cercarla fuori di quel pensiero meditante che la contempla, ma che potrebbe allo stesso fine contemplare un qualsiasi altro tema. Chi non sia ipnotizzato da una tradizione subconscientemente proiettata nel tempo, in quanto la si oppone al tempo moderno, e che ormai è nulla fuori dell'atto conoscitivo individuale, sa che l'uomo non può tornare indietro per illusorie restaurazioni. Sa che l'uomo è tale in quanto essere nascente, cioè la sua libertà, e che non può cessare di nascere finché non divenga colui dal quale è nato. Perciò, che egli tenda all'immagine tradizionalmente o misticamente riflessa di colui dal quale è nato, è veramente la controiniziazione.